Ciao a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici, amici di pomeriggio 216, ben ritrovati su Sei la TV, pronti per iniziare una nuova puntata insieme. Come sempre con i migliori esperti del settore, tratteremo anche oggi di tante tematiche, parleremo di giochi, arte film, parleremo della notte degli Oscar, di progetti per giovani, ma anche delle fake news che insomma si sa circolano da sempre, ma soprattutto in questo periodo. E allora diamo il via a questa puntata con le nostre prime ospiti che sono in collegamento. Vi presento Antonella Castelli e Veronica Novari, bibliotecarie presso la Biblioteca di Seriate. Buongiorno, buongiorno, ciao. Allora, voi siete le due bibliotecarie, diciamo così, più giovani, ma anche le più nuove, le più, le, quelle che sono appena arrivate, diciamo così. Però già avete portato tante eh, idee innovative per la vostra struttura. Sì, esatto. Abbiamo deciso di proporre queste serate gioco in biblioteca per avvicinare comunque una nuova utenza e eh, ci si è presentata l'occasione appunto di aderire a questa grande iniziativa, perché non è solo della nostra biblioteca, ma è molto più ampia, che si chiama Madeleine ed è un, un gioco digitale, un escape game digitale, che ricalca un po' diciamo eh, la struttura delle escape room, che magari sono un po' più, un po più conosciute. Sono queste insomma serate gioco come mi dicevi tu, ma eh, Veronica cosa sono, eh, cioè raccontaci come si svolgono queste giornate, queste serate anzi di gioco? Allora con Madeleine siamo partiti e abbiamo deciso di proporre una, delle serate gioco condivise, quindi abbiamo ehm, diciamo, invitato le altre biblioteche della, della rete a partecipare, Abbiamo fatto un piccolo gruppetto e per ogni biblioteca c'era una squadra che eh, partecipava e si cimentava in questo, in questo gioco. Eh, Madeleine in cosa consiste? Consiste nel risolvere degli enigmi, eh, di fatto è un libro digitale, quindi un ebook, a capitoli e eh, ogni capitolo consente, risolvendo appunto degli enigmi, di trovare la password che sbloccherà il capitolo successivo. Quindi un po' come un escape room che ha la necessità di risolvere degli enigmi per uscirne, la stessa cosa accade con Madeleine. Divertente, è abbiamo... una bellissima idea. E senti Antonella, ma io so che voi insomma avete un buonissimo rapporto con i giovani, soprattutto con i bambini e ragazzi. E penso che insomma questi giochi siano proprio dedicati a questa fascia di età. Esattamente, diciamo l'obiettivo di Madeleine oltre a presentare diciamo una novità nel panorama del mondo degli ebook comunque una cosa molto particolare era anche quello poi di cercare di avvicinare alla biblioteca che viene vista di solito come solo un luogo di lettura o di studio di avvicinare soprattutto il target 20-30 infatti Madeleine è stato diciamo progettato con in mente questa fascia d'età ma poi in realtà abbiamo visto che funziona molto bene anche con fasce d'età di ragazzi più giovani, adolescenti Abbiamo eh, infatti avuto molto, un riscontro molto positivo in termini di frequenza delle nostre serate. Siamo arrivati anche ad avere una ventina a 25 persone a serata. E visto che abbiamo completato insieme il gioco di Madeleine, e visto comunque il bel gruppo affiatato che si è creato, abbiamo deciso di proseguire questa iniziativa, eh, allargandola ad altri pochi. Quindi abbiamo sia i giochi classici in scatola, che proposte un po' più particolari, un po' più di nicchia, perché abbiamo scoperto. Che i nostri utenti sono molto molto appassionati e ci propongono loro stessi delle, delle chicche. Ecco, direi una bellissima idea, soprattutto dopo insomma, il periodo di Covid, che diciamo non è sparito, c'è cioè ancora purtroppo. Però, eh, secondo me, è stata una bellissima idea anche per insomma, eh, dare così uno spazio in più di, di ritrovo a queste persone, soprattutto anche di magari, magari, scusate tornare ai vecchi tempi e giocare di nuovo insieme come si faceva. Eh, tempo fa e soprattutto giocare ecco, con, con l'intelligenza, quindi con giochi eh, appunto interattivi, ma anche con eh, altre persone, giochi da tavolo, come mi dicevate, e come ogni diciamo, sfida, come ogni eh, gioco ci sono, penso, dei premi. Esatto, Madeleine è stato organizzato e pensato in modo da eh, dare poi una piccola gratificazione alla squadra vincente e di fatto ci siamo proprio trovati, tutte le squadre che hanno partecipato anche nelle altre biblioteche, si sono ritrovati qui a Seriate, in una serata conclusiva per, per la premiazione di fatto. Quindi la squadra vincitrice ha ricevuto un, un sostanzioso premio, devo dire, eh, perché comunque hanno ricevuto in dono tutti i libri che sono stati protagonisti di questo gioco. Perché, comunque, Madeleine è un gioco nato per le biblioteche e i protagonisti erano e sono i libri. Ma anche le altre squadre hanno comunque ricevuto un, un dolce regalo perché tutti sono stati poi gratificati e questa cosa mh, abbiamo visto che insomma, ha fatto piacere e, ed è piaciuta, insomma. Eh beh certo dai, diciamo così un premio di consolazione per tutti, tutti quelli Vabbè, che hanno me partecipato e che me me hanno me dato me me comunque me anche me un me grande me contributo. Assolutamente, e assolutamente E quindi a quando le prossime serate? Perché insomma avete detto che questo Escape Game è diciamo terminato, però ci sono tanti altri giochi che si possono fare in altre serate, giusto? E a che cosa avete pensato? Allora in realtà eh, ci incontriamo tutti i mercoledì sera qua alla biblioteca di Seriate dalle ore 20 fino indicativamente alle 22.30 e al momento abbiamo una struttura molto aperta, molto libera, ovvero ci si riunisce, si è formato un gruppo molto affiatato di ragazzi che vengono tutti i mercoledì sera da noi e si decide sul momento eh, a cosa giocare. Ci si lascia un po' trasportare sia dall'affluenza dall del momento sia dai desideri comunque dei partecipanti però stiamo esplorando tutta una serie di giochi molto particolari, eh, anche, cioè, diciamo, partendo dai classici, magari Taboo, o comunque un monopoli o un Dixit, fino a spazzare per giochi davvero di nicchia appena usciti, appena acquistati, quindi stiamo facendo un bel viaggio di scoperta anche noi stessi, insomma, del mondo dei gaming, che è una nicchia molto particolare. E ci lasciamo proprio guidare dagli utenti, che a volte sono veramente molto, molto sul pezzo e quindi anche questa collaborazione è veramente molto gratificante dai almeno si imparano anche giochi nuovi perché ad esempio tra quelli che avete detto io la metà non, cioè, li conosco ma non ci so giocare quindi se rientrassi nella fascia <ride> verrei sicuramente no complimenti delle bellissime serate anche insomma delle occasioni per imparare e stare insieme e tra l'altro vedo alle vostre spalle proprio il volantino della serata di Madeleine esatto. Esatto, 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 avevamo tappezzato un po' la biblioteca per eh, giustamente incuriosire l'utenza. Esatto, poi è importante sottolineare che Madeleine è un gioco che noi abbiamo giocato insieme ed è bellissimo da giocare in squadra, però in realtà è disponibile sulla nostra biblioteca digitale fino al momento d'aprile. Sì. E ognuno può, può iniziare a giocarci anche adesso, sostanzialmente, sia in autonomia, si scaricano gli episodi e si può cercare di andare avanti nel gioco anche in autonomia. Una bellissima iniziativa, continuate così ragazze perché davvero meritate tanto e soprattutto state dando tanto alla vostra biblioteca. Io ringrazio Antonella Casselli e Veronica Novali per essere state in collegamento con noi, grazie sicuramente, insomma grazie. i nostri telespettatori parteciperanno sicuramente alle vostre serate. Grazie, grazie a voi. Noi adesso ci fermiamo per la fascia pubblicitaria e torniamo esattamente tra 60 secondi. E siccome, tra qualche giorno, insomma, ci sarà la notte degli Oscar, parleremo proprio anche di questo con un super regista. Ben ritrovati a tutti gli amici di pomeriggio 216, ben ritrovati dopo la fascia pubblicitaria su Seila TV. Adesso sono in compagnia di un regista direi internazionale che conosco molto bene. Prima di svelarvi chi è io vi dico che ha fatto il conduttore, ha fatto il rapper, ha creato degli album, dei brani e poi è diventato regista. Questa è la storia di Claudio Zagarini. Ciao, ciao Vanessa. È un piacere averti qui Claudio, Grazie, dopo un po' libero. di tempo che, insomma, ci siamo ritrovati finalmente. Eh, sono passati tanti anni, sì. Eh sì, hai ragione. Poi sveleremo come ci siamo conosciuti, però intanto raccontaci la tua storia, molto curiosa, da rapper a regista. Vabbè, eh sì, nasco come rapper, io vengo da Bolzano. Nel 92, quindi ho iniziato a fare rap quando in Italia era all'inizio, diciamo, seconda generazione. Uh, quindi mi sono concentrato molto su, sull'hip hop, sul, sul rap classico che oggi è mai classico ho fatto degli album e in mezzo a questo percorso mi sono ritrovato a fare anche tante altre cose il Conduttore per ah, esempio Sì, ho fatto uno dei primi programmi, programmi rap eh, italiani su Rete eh, RT New Media, che era di Mediaset su, su Bouquet Sky tra il 2004 e il 2005 che era Music and Movie quindi invitavamo ospiti, rapper, il Club Dogo, Mondo Marcio, insomma, Mistaman, insomma, tantissimi artisti rap italiani, per dargli lo spazio per iniziare a, a creare qualcosa di, di, di più interessante sul, sul panorama rap in Italia. E, dai, è stato anche un bel, un bel periodo, poi hanno chiuso le reti finali e in Mediaset e io. E poi sei diventato regista, professione, insomma, Ma, attuale. Sì, io ho fatto un singolo che era con la CMP Italia. Che era il discografico degli Sugar Free, mm -hmm. distribuito da Warner, e con un brano dei nomadi. Io sono stati dei, dei disguidi tecnici tra me e l'etichetta. e Quindi ho detto: bah, ma sai che c'è? Ma adesso mi metto dietro e faccio dei provo a fare i video. Provo a fare i video, ma senza esperienza. Quindi mi sono messo là, eh, feci il primo video Rage ci sarà, si chiamava mm -hmm. il, il brano, e da lì partì un po' la carriera di regista mi ritrovai in questo mondo un po' per caso all'inizio. No? Allora adesso vediamo insomma il tuo showreel che mentre ci parli va alle nostre spalle e se vuoi magari commentacelo anche perché tu insomma hai fatto una marea di videoclip direi come, come eh, regista. Sì, quindi, insomma sì. vale la pena sentire tutte le tue esperienze. Ma ho lavorato sia per star americane che straniere come non so, arabi o russi, polacchi, ho vissuto un po' in Polonia. Nel 2012-2013 eh, avevo fatto un video per una ragazza Alessandra Ioblonca e quindi mi aveva aperto un po' le porte uh, sul panorama dei video polacchi. Poi sono ritornato in Italia e ho lavorato con Mauro Russo, che è uno dei più grandi registi che abbiamo. che Ha fatto Vorrei male un posto di Fedez, eh, piuttosto che da, da Roma a Bangkok. Insomma ne ha fatti veramente tanti anche Mauro. Siamo sì, tanti amici e... Eh. Quello che vedi, insomma. E infatti, una mareo, una mareo, ho visto che sì. c'era il Mamuscat, biondo. Sì, poi ci sono anche indipendenti. Lavoro drama. molto anche con gli indipendenti. Io. Mi piace aiutare i giovani artisti a, a portarli su una linea, tipo lei, Paola Romina, l'abbiamo girato a Miami. Lei è un, è un artista indipendente. Eh, mi piace portarli nella stessa linea dei professionisti a, a giocare okay. ad armi pari, no? Quindi, Ultimamente lavoro molto di più con gli uh, indipendenti rispetto alle major discografiche con cui ho fatto tanti lavori. No? Noi ci siamo conosciuti nell'occasione, insomma, a Milano quando abbiamo registrato il video di Danny Laum, quando eh. era appena uscito da Amici. Sì. E poi ci siamo ritrovati a Roma per il video di un artista internazionale, comunque molto noto, che è Florida. Sì, mi ricordo. Ecco. Adesso eri piccolina. Sì, <ride> ero piccola, ero piccola, diciamo così. Senti, eh, tu, insomma, oltre che regista di videoclip, ti sei occupato anche di film, soprattutto di uno molto curioso nel periodo della pandemia. Sì, sono stato contattato da una casa di produzione polacca e mi ha chiesto di dirigere questo film a, a distanza, quindi fatto da casa, da, dietro al monitor, eh, con, i eh, con gli attori di altri paesi. Però dirigendole in lingua originale per ogni stato, quindi per la Polonia, in polacco, e eh, avevo un traduttore che mi aiutava, no certo. era impossibile. L'Inghilterra, la Spagna, la Francia, eh, erano tutte storie collegate tra di loro che adesso l'abbiamo guardato e tutto, nel senso eh, era molto difficile farlo. Questo è stato un, un esperimento del produttore che mi ha detto: Guarda, sono fermo con i film, ho questa idea, proviamo a portarla a casa. Ma non, non parlava direttamente della, del COVID, era. Mh, erano proprio delle un progetto si... nato sì, in, delle, proprio dei de, de, de mini siparietti all'interno di, di, di un lungometraggio ma capiamo, vedremo cosa, cosa ne viene fuori che insomma dovrà uscire, <ride> uscirà a breve quando lo sapremo, lo lancerai quando, sì. sui tuoi canali sì, sicuramente ti seguiremo assolutamente Senti, eh, tra qualche giorno, precisamente domenica 27 marzo, si terrà la 94esima edizione della Notte degli Oscar. E con chi se non con te, un regista <ride> internazionale, avremmo potuto parlarne? Quindi io a questo punto ti chiedo, eh, che, che cosa ne pensi? Come la vedi tu la Notte degli Oscar? E soprattutto, tra i candidati, secondo te, quale può essere il vincitore? Ma sono contento che abbiamo di nuovo Sorrentino. E io il film non l'ho ancora visto. Quindi non, non posso parlare, però sono contento che almeno abbiamo. E di nuovo. Un italiano. un italiano, sì, dai, ci sta. Eh, punto molto su Will Smith. Mm -hmm. Cioè, credo che sia arrivato il momento. Un attore protagonista. Sì, anche se avrebbe già dovuto per me vincerlo durante la ricerca della felicità. Mm -hmm. o... Io spero che quest'anno lo vinca lui. Abbiamo anche Denzel Washington, ho visto. Mm -hmm, eh, esatto. sono, sono molto curioso, mi sembra che ci sia mo molta carne quest'anno. E tra l'altro sempre insomma, a livello italiano, visto che è candidato anche Luca, che io bello. ho visto, mi è piaciuto tantissimo, molto quindi bello. io credo che cioè, meriti veramente. Assolutamente sì, speriamo, incrociamo le dita, sarebbe esatto. una cosa bella a avanti. E poi a casa. che mi è piaciuto molto, che però visto che è candidato insomma, al terzo posto con sei o sette nomination, non ricordo, c'è West Side Story, non so mm. se tu l'hai visto. No, No, non l'ho ancora visto. È veramente pazzesco e secondo me merita tanto. Sinceramente, non ho visto, non ho visto gli altri, però questo merita. e Sinceramente, mi spiace che abbia meno nomination degli altri. Beh, ma non è detto che chi ha più poi, nomination comunque, vinca. Magari ne prende una di statuina, però certo. E poi ovviamente ho visto che come host ci sono eh, Lady Gaga e tante altre. E tutto, pensa te, verrà accompagnato con lo spumante di Brad Pitt Che io sinceramente, magari sono fuori dai gossip Ma non sapevo che Brad neanche Pitt io. avesse un brand di spumante No, ma neanche io, è interessante, è interessante. Sarà Dove buono? Inter... Non lo so, io credo che sia, se non ricordo male da quanto ho letto, un rosè perché insomma da case, insomma, le Nicole hanno creato questo mix appositamente per lui, quindi vediamo. E tra l'altro sarà la prima volta che eh, verrà accompagnata questa notte degli Oscar dall'inizio alla fine con anche le feste eh, collaterali, eccetera, proprio con questo spumante, mentre... Eh, in altre occasioni era solo per l'evento ufficiale, basta. Diciamo mm -hmm. che l'ha finanziato un po'. Diciamo allora diciamo che il Breastfeed è... sarà ovunque, <ride> esatto, esatto. Ha finanziato la notte degli ospiti. Raccomandazioni a go, -go. Senti, ehm, io so che tu ci hai mandato un, uno dei videoclip che ti stanno più a cuore dei tuoi lavori che hai fatto. Sì. Allora lo vediamo insieme. Si tratta proprio di Snoop Dogg. It's our story, sex stuff and so unique about it. yeah you, you out, now you're weak without a Sing about it. You and I walk the line, taking chances, do or die. On the skis, blow a kiss. Tell me, is this what love? Noi alla fine vediamo un videoclip che dura un minuto e mezzo, due minuti. Ma quanto lavoro c'è alle spalle? Perché io sono stata, ho avuto l'onore di fare due videoclip con te e ho visto come si svolge il tutto. Però raccontiamo ai nostri telespettatori: eh, È lungo il processo, per esempio, questo con Snoop Arlissa è girato in due stati. Ad esempio: Snoop in America e Arlissa, qua, eh, che è lei, qua a Milano con tutti i ballerini, le varie situazioni, poi abbiamo matchato i, i, i due girati e abbiamo realizzato questo. Quindi questo ha portato via tanto tempo anche perché c'è molto lavoro di Beauty Retouch su, su Arlissa. Avrei notato che c'è anche Ludovica Pagani, uno dei primi video dove penso sia comparsa Ludovica, un altro aveva fatto con noi che era Nitro. Ehm, è un processo lungo, qua credo che ci abbiamo messo... Uh, una giornata vabbè, per fare tutte le riprese, poi di montaggio circa una settimana, c'è molto lavoro di posta anche. Soprattutto anche perché, come mi dicevi, eh, come poi era successo anche alla fine per il nostro videoclip, che Florida stava da una parte, sì. altri artisti da un'altra, cioè mh, questo ovviamente dilunga tutte le tempistiche. Sì, per esempio io mi ricordo che lei non poteva andare in America perché aveva un evento eh, collegato a Wimbledon il giorno dopo in Inghilterra, quindi non ci sarebbe stato comunque il tempo, quindi è arrivata la mattina, abbiamo girato e poi l'abbiamo rispedita a Londra. Adesso vi so che vive a Los Angeles, ogni tanto... La sento, è eh, un grande artista secondo me, Arlissa. Allora, Claudio, ti ringrazio per essere stato qui grazie perché ci hai, insomma, eh, diciamo, portato tante novità e soprattutto la tua esperienza, tutto quello che hai fatto. Quindi sei stato molto prezioso per la nostra puntata. Abbiamo anche parlato della notte degli Oscar. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie a Noi a te. ci rivediamo tra un minuto esatto dopo la fascia pubblicitaria. Ben ritrovati a tutti dopo la fascia pubblicitaria, siamo tornati qui in puntata per parlare con un nuovo ospite, insomma dopo aver parlato della notte degli Oscar con un regista andiamo a parlare di news, fake news in particolare, ma abbiamo un personaggio in collegamento che avrà eh, da raccontarci anche insomma, della propria carriera, della propria vita e della propria storia, perché ne ha tanto da raccontare, ve lo assicuro. Abbiamo in collegamento Paolo, attivissimo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come ci tieni a specificare tu? Ti do del tu perché insomma, nel nostro salottino certo. eh, ci si dà sempre del tu, siamo tutti amici, attivissimo che non è un, diciamo così, soprannome, ma è il tuo cognome. Esatto, così... sì, sì. Ok, è. ottimo. <ride> so che ci tieni a specificare e soprattutto io ti presenterei come giornalista informatico e cacciatore di bufale. Adesso ci spiegherai tu perché? Eh sì, beh, giornalista perché sono giornalista e ho informatico perché io vengo dall'informatica. Sono stato prestato al giornalismo e non mi hanno più voluto indietro. E quindi racconto online e attraverso alcuni canali radio televisivi, anche in Svizzera dove abito, ehm, le cose utili da sapere dell'informatica: trucchi, consigli, chicche, magari storie strane che molti non conoscono. E cacciatore di bufale perché ehm, mi occupo in particolare di un tipo di notizie che gira molto sui social network e su internet in generale, cioè le storie strane, le, gli allarmi, le preoccupazioni o addirittura le dicerie che molto spesso ci passiamo l'un l'altro, no? cioè il passaparola, oh, ho sentito che intorno alla scuola gira questo furgone bianco, attenzione, rapiscono i bambini, poi salta fuori che non è vero, è semplic semplicemente una psicosi collettiva che però viene alimentata dal fatto che oggi abbiamo tutti a disposizione il canale così veloce dei social network. Quindi giornalista informatico, conduttore, traduttore e scrittore. Vuoi spiegarci come fai a fare tutte queste cose? <ride> eh, a volte me lo chiedo anch'io, in effetti. Eh, per fortuna ho il sostegno di una famiglia che mi, mi assiste tantissimo, mi coordina, perché io sono, sono un, po', un po' incasinato nelle mie cose, <ride> ma eh, loro sono molto più bravi di me. Eh, allora, faccio un mestiere particolare che è quello di scrivere, eh, raccontare storie, eh, soprattutto a sfondo tecnologico e quindi mi è capitato nei giorni, negli anni scorsi di eh, scrivere una sporca dozzina di libri di divulgazione informatica, spiegare come funzionavano ai, ai tempi i telefonini quando sono, erano appena arrivati, eh, ho raccontato come usare internet ai suoi albori e poi negli anni successivi ho raccontato anche altre storie abbastanza curiose sempre legata all'informatica e alla disinformazione, infatti molti mi conoscono come il disinformatico. Eh, ho raccontato per esempio le spiegazioni, le risposte alle teorie secondo le quali in realtà sulla luna non ci saremmo mai andati, che gli allunaggi degli anni 60 e 70 sarebbero stati tutti una messa in scena. Ci sono tante persone che hanno dei dubbi giusti su un argomento così particolare. E quindi sono andato a sentire gli esperti, ho contattato gli astronauti italiani, ho chiesto a tutti quelli che stanno nel settore aerospaziale di spiegarmi esattamente come mai nelle foto si vedono cose strane o come era possibile fare queste cose così tanti anni fa, più di 50 anni fa, andare sulla Luna. Adesso non riusciamo a malapena a collegare una, una stazione ferroviaria con un'altra. Come mai? E, e quindi. È saltata fuori una bella eh. storia, e l'ho raccontata in un libro che si titola Luna sì ci siamo andati, che sta andando piuttosto bene. Ecco, a proposito di Luna, io so che, insomma, tu sei stato traduttore di eh, anche tanti film riguardanti insomma lo spazio, come vabbè, insomma, lascio a te la parola, che, che li sai meglio tu i titoli. <ride> Sì, ho avuto il piacere di essere consulente per alcune produzioni cinematografiche, ne cito una in particolare, Transformers 3 Dark of the Moon, dove c'era una grossa fetta della, della trama, non voglio fare spoiler, eh, che riguardava gli astronauti e la loro missione sulla Luna. E quindi il direttore del doppiaggio mi ha detto, senti, ci serve qualcuno che ci possa verificare che la traduzione italiana corrisponda a quello che... Eh, si sarebbe detto all'epoca in italiano quindi, e quindi chi meglio eh, di mi hanno terra? coinvolto e eh, sì è stata un'esperienza molto piacevole anche perché sono arrivati anche i ringraziamenti di Michael Bay eh, perché avevamo corretto una cosa che gli attori avevano detto in originale eh, perché allora la spiegazione molto veloce è questa certo. la luna rivolge sempre la stessa faccia verso di noi e loro parlavano della faccia oscura della luna che in realtà tecnicamente non è corretto perché tutta la Luna prima o poi si illumina, quando da noi è luna nuova non la vediamo, è illuminata la parte che sta dall'altra parte rispetto a noi. E quindi non esiste una, un, un lato oscuro della Luna. Loro lo dicevano e noi abbiamo detto: ma in italiano potremmo correggere nel doppiaggio. E così è andata, e quindi ci sono arrivati i complimenti di Michael Bay per questa piccola rettifica. E eh, complimenti te li facciamo anche noi, insomma non è facile, Grazie. anche io ho studiato come traduttrice e assicuro che non è facile per niente, soprattutto in un campo così delicato, e, insomma direi che è molto molto delicato l'ambito di cui tu ti occupi, che sia l'informatica sia proprio questo... Eh, insomma, di spazio e, e in materie così delicate. Senti, tu come dicevamo prima, ti definisci cacciatore di bufale ed è proprio per questo che, eh, insomma, ho voluto che tu fossi qui con noi perché eh, circolano da sempre le fake news, soprattutto in questo periodo, periodo di Covid, periodo di guerra. E come nascono e perché nascono le fake news? Ecco, molti si saranno giustamente chiesti come mai c'è questo improvviso aumento delle notizie false in circolazione. Le notizie false ci sono sempre state, la propaganda politica c'è sempre stata, ci sono sempre state le paure che molto spesso abbiamo manifestato attraverso queste dicerie che facevamo circolare. Oggi però c'è un, un ingrediente in più molto importante, che è quello dell'automazione e dei social network. Ossia, mentre prima se volevo far passare la voce che c'erano dei coloranti pericolosi all'interno di alcuni alimenti, dovevo prendere la fotocopiatrice, mandare la busta, agli miei amici, farlo sapere così col passaparola, oggi con un post su Facebook posso raggiungere centinaia tutti, di migliaia certo. o addirittura milioni di persone. E quindi c'è questa velocità maggiore. Ma soprattutto è nato il mercato delle fake news. Mentre prima c'era l'interesse politico, per esempio, per far circolare una disinformazione, oggi c'è anche la possibilità di fare soldi. Ci sono tanti piccoli imprenditori sparsi per il mondo che hanno capito questa cosa e eh, non, non faccio giudizi morali, anzi, dovrei farli in realtà, però eh, lasciamoli perdere un momento. Hanno visto che qui c'era la possibilità di fare soldi, diffondere una notizia sensazionale che fa discutere, crea condivisioni, genera introiti pubblicitari. Ci sono, eh, mi è capitato un caso in particolare di un'azienda in Bulgaria gestita da un imprenditore italiano che ha capito che mettere in giro dicerie, falsi virgolettati, attribuiti per esempio a politici italiani, creava molto clamore. Il clamore, la condivisione di un post, forse questo molti non, non lo sanno al di fuori degli, di noi addetti ai lavori, quando io condivido una cosa, questo mi genera un introito pubblicitario se sono affiliato a un'agenzia pubblicitaria. Questi imprenditori hanno capito questo meccanismo e quindi pubblicano contenuti falsi sapendo che la gente ne parlerà. E aggiungo anche che a volte i colleghi giornalisti cadono in questa trappola. Se vedete un allarme sul giornale secondo il quale per esempio c'è un asteroide che sta per sfiorare la Terra, non vi preoccupate, non è quasi mai reale. Quando si parla di sfiorare gli astronomi dicono si passa a 5 milioni di chilometri, che è una distanza enorme, astronomica appunto, più, ben più lontano della Luna però per, per loro dal punto di vista cosmico è quasi uno sfioramento. Tranquilli, non vi preoccupate, se, se ci sono asteroidi in rotta di collisione la NASA sarà molto chiara nel dire che ci sono questi problemi. Finora non l'ha fatto. E tra l'altro le fake news spesso possono essere pericolose e problematiche. Ad esempio mi ricordo quando c'era stato il primo lockdown contro il Covid, la vitamina C, tutti che compravano vitamina C, arance. Cioè se fosse, penso eh, se fosse stata al posto della vitamina C, che ne so, eh, eh, il cianuro, la gente si sarebbe mangiata il cianuro talmente era impazzita in quel periodo, quindi voglio dire adesso questo è un caso estremo, però eh, cioè, le fake news sono spesso problematiche. Esatto, questo è molto importante da sottolineare, non, non stiamo semplicemente parlando di dicerie o pettegolezzi che lasciano un po' il tempo che trovano, qui stiamo parlando molto spesso di salute, cioè di eh, false istruzioni o false raccomandazioni di salute che possono causare intossicazioni, avvelenamenti o comunque togliere dalle terapie che effettivamente funzionano. Eh, se qualcuno manda in giro la voce che eh, un medicinale non funziona o che c'è un rimedio un po' magico. Che evita di prendere dei medicinali, ci si allontana dalle cure che effettivamente possono salvarci. E quindi dobbiamo essere noi, noi utenti, noi persone comuni che usiamo internet, i social network, Whatsapp, a valutare bene il peso delle nostre parole. È troppo facile mandare in giro una voce e dire: Ma non so se è vera, nel dubbio ve la mando. E invece, questo è uno scaricabarile dovremmo fare semmai il contrario, nel dubbio, non, non mando la niente mando. in giro prima verifico. E quindi a questo punto, come smascherare le fake news? Beh, ci sono degli esperti, persone che hanno fatto giornalismo e che conoscono le tecnologie di uh, analisi delle informazioni, soprattutto le, le, i motori di ricerca. Um, si usano questi strumenti per sapere, per esempio, se una fotografia è nuova o se è già in circolazione da molto tempo. In questi giorni, per esempio, ci sono molte immagini che riguardano l'incidente aereo in Cina. Molte di queste fotografie in realtà riguardano incidenti precedenti. Vengono condivise perché si genera appunto quel traffico, quel clamore e quel guadagno pubblicitario. Ci sono degli strumenti tecnici che permettono di fare ricerca per immagini e quindi gli esperti sanno come prendere un'immagine, metterla su internet e trovare se è già stata pubblicata in passato e in quel caso si capisce che non si riferisce all'attualità. Ci sono tantissimi strumenti tecnici che consentono di fare queste cose. Io ne consiglio uno fondamentale per tutti quelli che vogliono eh, evitare di perdere tempo a verificare ogni singola notizia che ti vedono. Si chiama bufalopedia è un sito, basta cercarlo su Google, eh, dove io e tanti eh, addetti ai lavori ci siamo eh, coordinati per dare a, a, agli utenti la possibilità di mettere le parole chiave di un messaggio, non so, ad esempio, incidente aereo Cina e vedere che cosa è già stato scoperto da parte degli addetti, degli esperti del settore e quindi, per esempio, se il video che, che avete visto è vero, se è falso, se la notizia che è uscita sul giornale è autentica e quindi facciamo debunking come si dice in gergo a tutto tondo non è solo un problema di internet la disinformazione è un problema di tutti i mezzi di comunicazione tutti possiamo incappare in una notizia falsa spetta a chi pubblica soprattutto sui mezzi di comunicazione eh, di grande portata essere molto cauti nel condividere quindi mi raccomando, eh, telespettatori e telespettatrici, se ci fosse una fake news, prima di mandarla, aspettate, verificate. O come anche tutte quelle catene di messaggi che vengono mandati, se non mandi il messaggio, non mandatele perché io non le apro, non vi rispondo e non girerò mai nulla. <ride> e in caso di dubbio, fate riferimento a Paolo Attivissimo. Bene, molto volentieri, io sono sempre a disposizione eh, e lo sono anche i miei colleghi, ce ne sono tantissimi, io sono semplicemente uno dei tanti che eh, fa questo mestiere abbastanza bizzarro, a, a volte anche un po' contestato perché sembra che io e i miei colleghi facciamo le pulci eh, ai giornalisti e non solo, non vogliamo fare i perfettini, semplicemente abbiamo degli strumenti, le sappiamo usare e pubblichiamo quello che abbiamo trovato a volte sono conferme a volte purtroppo sono smentite ma è importante che prevalga alla fine la verità non è una questione di Vero. protagonismo non è che siamo più bravi noi semplicemente sappiamo come scoprire cose che altri magari fanno fatica a trovare quindi le mettiamo a disposizione grazie Paolo, Paolo Attivissimo per essere grazie stato voi. con noi in collegamento noi a ci presto, rivediamo alla tra un minuto dopo la fascia pubblicitaria restate con noi Ben ritrovati dopo la pubblicità amici di pomeriggio 216, ben ritrovati come sempre su Sei la TV. Adesso andiamo a parlare di arte perché sono qui con una ceramista, vi presento Rossana Brambilla. Buongiorno. Buongiorno. Allora, andiamoci del tuo, insomma, nel nostro salottino. E tu mi hai detto prima, dietro le quinte, che eh, hai iniziato in realtà come pittrice, comunque diciamo che l'arte ti ha sempre accompagnato nella tua vita. E poi sei diventata ceramista. Allora, innanzitutto da dove nasce questa tua passione per l'arte e come mai questo cambiamento? ma Allora, la passione per l'arte, guarda, io penso che nasca con noi. Quando c'è, c'è, c'è da sempre. Mi ricordo che in prima elementare eh, dicevo, io voglio da grande fare la pittrice e poi venderò un quadro a un miliardo. All'epoca con un miliardo si sistemava <ride> tutta la famiglia. Poi naturalmente questo non è, non è successo. E, ho sempre dipinto, ho sempre amato molto esprimermi attraverso i colori e le forme, ma ad un certo punto mi sono accorta che le due dimensioni della tela, e questo lo ricordo sempre quando parlo della, della mia evoluzione, tra virgolette, eh, le due dimensioni della tela mi stavano strette, per cui cercavo di aggiungere dei, dei materiali e delle cose che mi dessero le tre dimensioni. Eh, covavo fin dall'infanzia dall praticamente il desiderio di mh, iniziare a lavorare con la ceramica perché il mio insegnante di, eh, di arte delle medie ci aveva fatto realizzare dei mh, piccoli vasetti in maiolica. Poi stata, vabbè, ho iniziato a lavorare naturalmente e ad un certo punto ho avuto l'occasione, eh, grazie ad un cambiamento di impiego, di iscrivermi al primo corso di ceramica ed è stato veramente amore a prima vista perché eh, modellare la materia e creare qualcosa che prima non esisteva e poi improvvisamente esiste grazie, grazie o attraverso il tuo lavoro è qualcosa di da una parte destabilizzante all'inizio e poi di assolutamente entusiasmante ma infatti tu mi hai detto <coughs> che insomma lavorare con, con l'arte ma soprattutto con la ceramica nel tuo caso eh, significa creare qualcosa dal nulla e sì. quindi quali sono queste tue creazioni? Allora... Però le vediamo insomma che, che passano, magari commentacele ogni tanto, perché alcune sono davvero curiose. Eh, beh, grazie. Eh, allora, diciamo che sono dell'opinione che sia la ceramica che guida le mani molto spesso, è la, proprio la, la materia, l'argilla. Io mi accorgo che rispetto a quando ho iniziato a lavorare l'argilla la, nel 2012 ormai. Eh, le mie forme, naturalmente modificate, migliorate, affinate, sono rimaste più o meno le stesse e me ne accorgo molto quando svolgo i corsi, ehm, vedo che ciascuno ha veramente la sua mano e anche per persone che magari vengono da me da, da due anni, da due anni e mezzo, insomma da quando ho deciso che questa proprio diventasse la mia attività, più o meno le forme che hanno nelle mani sono, sono quelle lì. E creare qualcosa dal nulla appunto è entusiasmante, nel senso che mh, si parte da un pacco d'argilla generalmente di 25 kg oppure di 12 kg e mezzo. Se quella terra, quell'argilla passasse nelle mani di un altro ceramista o di un'altra persona, comunque avrebbe luogo l'evoluzione da argilla a ceramica, ma non sarebbe l'evoluzione che ha luogo mh, grazie al, all'intervento delle mie mani. Ed è rivoluzionario. Ecco, perché tu hai detto ognuno ha le proprie mani, in che senso? Cioè che, che cosa cambia? Perché è un po' l'argilla che ti guida, eh, è lei che ti suggerisce. Io ho moltissimo rispetto dell'argilla, dell che poi chiamo terra, eh, perché eh, per quanto si voglia eh, imprimere se stessi ne, nella materia è lei tante volte davvero a suggerire la forma però suggerisce a me una forma mm -hmm. a te un'altra forma e così via io realizzo tanti animaletti che mi piacciono tanto poi mi piacciono un sacco quelli che vediamo qui sì, in come foto. i petti rossi sì. e, e poi tante forme molto tondeggianti per esempio e quella è proprio la forma che ho io nelle mani che, che probabilmente è una transazione ehm, Proprio che ha luogo da, da, da quello che c'è interiormente alla materia proprio. Come si svolge la tua giornata lavorativa? Cioè quanti oggetti realizzi? Eh, non tantissimi perché io realizzo praticamente tutto a mano, quindi non utilizzo stampi, non utilizzo colaggio e poi... Oh. Um, realizzo eh, dei, dei lavori attraverso una tecnica particolare, poi se abbiamo tempo ve ne faccio qualche cenno. Diciamo l'operazione, allora mi sveglio molto presto, to... ben molto, alle sette, poi quando sono brava vado a fare una camminata vicino a casa e... dove mi metto un po' in connessione con, con la natura che è bello seguire in tutte le stagioni, sì. E poi ehm, intorno alle 8 un quarto, otto e mezzo sono in laboratorio. Quando ho dei corsi, eh, naturalmente il tempo è dedicato ai corsi, altrimenti eh, realizzo oggetti che sono o mestiere, quindi magari programmati, devo, non lo so, realizzare oggi 5, 6, 7 uccellini e parlo solo di foggiatura perché poi c'è tutta l'attività di rifinitura. Altrimenti magari c'è stata la combinazione fortunata per cui il giorno prima ho avuto una ispirazione. E allora in quel caso mi dedico ad un unico pezzo. Dall'ispirazione nascono quelle cose un po' più importanti, come questa che vediamo adesso, insomma, quelle, quelle sculture che, che utilizzo normalmente Bellissimo. per partecipare a concorsi. Eh, L'operazione di foggiatura del pezzo è mh, relativamente rapida, tutto quello che c'è dopo però è la rifinitura che eh, impiega veramente moltissimo tempo, anche perché normalmente non utilizzo smalti, più o meno in tutto quello che vedete scorrere nelle immagini mm -hmm. non c'è l'utilizzo di smalti, mi piace ridare alla terra la, la terra, cioè la natura, per cui i miei colori derivano dall'utilizzo di elementi naturali, sali metallici e cotture in assenza di ossigeno. Ecco, te l'avrei chiesto io, mi hai <ride> anticipato che ero curiosa di sapere... Come potessi riprodurre questi colori? E allora a questo punto ti chiedo, tu mi insegni che ci sono diverse tecniche di lavorazione. Infinite. Quali sono quelle che tu utilizzi di più? Allora, tecniche con la ceramica sono infinite, questa è una cosa meravigliosa perché non finisco mai di imparare. Io normalmente vado a fare un corso all'anno di, di formazione a deruta. Eh, le tecniche che al momento ho scelto, perché quelle che ho scelto oggi, eh, non è detto sicuramente sì, queste mi accompagneranno per sempre, però ce ne sono così tante che sicuramente avrò voglia di, eh, di utilizzarne altre nella, nella mia vita. Eh, quelle che ho scelto per il momento e nelle quali mi ritrovo molto perché mh, rappresentano un linguaggio che è molto simile a me, sono il sagar firing, poi vi spiego velocemente. Mm -hmm. Eh, Obvara Firing e il bucchero. Sono tutte tecniche che eh, prevedono l'utilizzo di terre decantate o sigillate e l'utilizzo in pratica del, del fuoco e dell'assenza di ossigeno per, per ottenere questi colori qui. Per esempio, l'obvara, poi se passa qualcosa lo, lo vediamo. Eh, è una tecnica per cui io ho già eh, cotto la prima volta il pezzo a circa 1000 gradi. Lo ricuocio in un forno a gas e eh, lo tolgo dal, dal forno incandescente a 800 gradi e lo immergo in una pastella fatta di acqua, farina, lievito e zucchero. E ottengo questi colori, questo color caffè latte che però richiama molto spesso questo qua, questo è l'obvara. Mm -hmm. eh, wow. Mi hanno detto che richiama le onde del mare, la schiuma è del vera? mare, le costellazioni. Eh, sì. E la cosa bellissima è che ogni oggetto, sebbene si possa prevedere come riuscirà è comunque una sorpresa perché non c'è improvvisazione però comunque la natura eh, fa ecco è, questo è un filmato di un obvara eh, la natura interviene con il suo intervento e con la ripetizione, scusatemi e Qual è la più difficile? Eh, nessuna sono... No, per te è tutto facile. <ride> no, Dato no, che tutto la tua materia è una domanda anche forse scontata e anche sciocca, però insomma. Allora, magari un, ci sarà una tecnica. O un un magari. Un po' più difficile è mm. il bucchero. Il bucchero mm. lo facevano eh, gli etruschi, <ride> è più difficile perché in quel caso si tratta di realizzare una monocottura. Allora la ceramica viene normalmente sempre cotta, come dicevo prima, una prima volta. Parliamo della ceramica artistica, quindi quella che si fa a bassa temperatura e per bassa temperatura in ceramica intendiamo i mille gradi. Mm -hmm. Per cui si, 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 <ride> bassa, <dai. ride> si fa questa, la prima cottura e quindi il pezzo è, è, è stabile, non è più fragile, poi si interviene come anche con il sagar firing, questa tecnica qui poi, poi magari vi, vi racconto qualcosa, mentre per quanto riguarda il bucchero che è una tecnica che praticavano gli etruschi fra il VII e il V secolo a.C. e questo è... A me emoziona enormemente, ma non, preferito non lo so, è questo qua il bucchero. Mi emoziona enormemente perché dico: Caspita, siamo nel 2022 e io realizzo un oggetto nello stesso modo. E qui ecco: si tratta appunto di una monocottura, per cui bisogna che il forno salga eh, molto, molto, molto lentamente per evitare fratture. E la cosa meravigliosa è aprire poi il forno dove i pezzi sono cotti in completa assenza di ossigeno e trovare questi pezzi neri e lucidissimi, grazie proprio alla trasformazione della materia. Perché in pratica non c'è combustione della legna che metto nella camera di cottura quando cuoce l'oggetto, apre la porosità, il fumo generato dalla, no, dalla non combustione di questa, di questa legna penetra all'interno dell'argilla che raffreddando restringe ed è tutto nero se spaccassimo un pezzo, è nero anche dentro ecco tu mi hai detto poco fa che insomma i, i colori di quello che usciranno non si possono prevedere si possono ehm, or organizzare, insomma io so se un pezzo uscirà più o meno azzurro più o meno arancione, più o meno rosso però c'è sempre la sorpresa e la scoperta per me aprire un forno saggar, quindi un forno fatto con ehm, un po' di segatura, fondi del caffè, lo zucchero, il sale da cucina, mm -hmm. i sali metallici. È sempre un po' come la mattina di Natale, perché comunque hai idea di cosa risulterà, però è poi anche il fuoco che opera la sua magia. Sì, sì. Che sì. bello! Quindi è, questa è proprio arte pura. Ah, insomma, anche alle mie spalle c'è un'altra. Sì. Un'altra tua opera ce la puoi descrivere? Sì, queste sono micro ciotoline, adesso tra l'altro ci sto mettendo dentro della, delle candele in cera di soia in modo da, da dare anche una funzione. E questi sono oggettini veramente foggiati in un, in un attimo, che però poi vanno perfettamente lisciati eh, con spatole, con una stecca fatta di agata in modo da renderli... Ehm, Diciamo da, da togliere tutta la, la porosità e quindi da renderli lisciissimi. È peccato perché le fotografie non rendono la bellezza del, del, del tatto che danno questi, questi oggetti. E poi, comunque, ecco, il lavoro mio è meraviglioso. Perché, se vogliamo parlare anche di, di corsi, ci sarebbero mille cose da dire. A proposito, sì, quando scusa. possiamo, no insomma per chi ci segue, sì. eh, dove e quando possiamo assistere ai tuoi corsi? Allora io lavo, vivo e lavoro a Brusaporto, un piccolo laboratorio dove tengo al massimo un po' per le questioni legate alla pandemia ma anche perché mi piace molto seguire le persone con tanta attenzione eh, tengo al massimo quattro persone, in realtà ne tenevo quattro anche prima della pandemia mm -hmm. al massimo. E svolgo i corsi un po' a richiesta nel senso che essendo così in pochi mi piace assecondare i desideri e le necessità di ciascuno in questo momento ho corsi il lunedì mattina il giovedì mattina, il giovedì sera e il venerdì sera e poi ne ho uno ancora in programma con, con il comune di Brusaporto che mi dà un bellissimo spazio nel centro culturale dove lì si possono tenere un po' più persone e che dovrebbe essere a maggio sì. Quindi, da casa, se volete dedicarvi all'arte a un momento di svago ma anche di lavoro, perché sì. no, fate riferimento a Rossana. Grazie per essere stata qui, grazie per averci dato tantissimo. il suo contributo grazie, grazie e a voi. per averci fatto scoprire anche cose nuove. State con noi, perché noi ci rivediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Eccoci qui, ben ritrovati dopo la fascia pubblicitaria. Siamo quasi giunti al termine di questa puntata. Ma dico quasi perché ho con noi il nostro ultimo ospite. Vi presento subito il responsabile della cooperativa sociale Il Cantiere, consulente pedagogico Massimo Perrone. Grazie, buongiorno. È un piacere averti qui. Anche per Ci me. Ci diamo del tu nel sì, nostro salutino. Sì. Allora, responsabile della cooperativa sociale Il Cantiere. Che cos'è prima di tutto e quando nasce? Sì, Raccontaci faccio una breve qua. presentazione alla Cooperativa Sociale Il Cantiere, è una cooperativa di educazione fondamentalmente, noi siamo nati nel 1984 da un gruppo di persone che svolgevano attività di volontariato in campo sociale, soprattutto nell'area della disabilità e abbiamo deciso, abbiamo capito che era un po' nostra vocazione quindi poteva diventare un mestiere, un lavoro quello di occuparci di educazione. In particolare noi abbiamo sempre deciso di concentrarci sul lavoro educativo con la fascia dei minori, quindi ci siamo sempre occupati di una fascia di età che va inizialmente dai 7-8 anni fino ai 18 e poi pian piano anche età più piccole, perché abbiamo ritenuto che fosse di vitale importanza dedicare tempo, energie a fare un lavoro con i giovani perché i giovani rappresentano il futuro Quindi diciamo, questa crescere... è un po' la vostra missione. Esatto. Quindi abbiamo, ci siamo sempre occupati di queste fasce. Abbiamo lavorato con ragazzi e bambini sia nel campo del disagio che della prevenzione del disagio. Dal 2005 abbiamo cominciato a occuparci anche invece poi di servizi su una fascia di età più piccola, perché abbiamo capito che prendersi cura dei rapporti già con bambini molto piccoli aiutarli nel loro percorso di crescita e sostenere le famiglie nel loro ruolo genitoriale è un elemento essenziale e quindi dal 2005 ci siamo dedicati anche alla fascia 0-3, 3-6 gestendo spazi gioco asili nido e così via ultimo periodo giusto per arrivare al senso certo. poi della cosa è che ci siamo approcciati all'idea che è importante eh, portare l'educazione dei servizi che noi abbiamo gestito, centri di aggregazione giovanili, centri diurni, comunità per minori, ma anche poi servizi come spazi gioco, portare le esperienze anche al di fuori, cioè trovare spazi nella quotidianità, nel territorio, nella città, dove poter fare attività educative e quindi far accedere le persone che normalmente magari non riescono ad arrivare ai nostri servizi. Quindi la vostra mission, diciamo così, è proprio seguire le persone, i bambini in questo caso, fin dai primi mesi, esatto, per farli sentire subito esatto, apprezzati esatto, e per aiutarli esatto, fin da subito, e cosa e che magari ecco, i genitori non hanno neanche tutto questo tempo di fare e per fortuna che ci siete voi. Esatto, grazie. Sì, certamente questo E anche per aiutare i genitori, che anche il mestiere dei genitori non è un mestiere semplice. Certo. E quindi sostenere i genitori nel loro ruolo è importante. E soprattutto magari non sanno bene... Come comportarsi, esatto, cosa quindi fare. Aiutarli quindi in, questo, in questo, senso... questo modo è un modo di facilitare anche il loro ruolo e quindi permettere questo. E quindi avete tante attività che proponete, esatto. insomma raccontacele tu anche perché è uno di questi progetti davvero esatto. molto interessanti. Allora, io, nelle nostre attività, noi ci siamo occupati, una delle cose di cui ci occupiamo da sempre è. La gestione del tempo libero, quindi dai cre, dalla gestione dei CREA, gestione dei campi estivi, insomma è sempre stato un tema interessante perché sono esperienze di crescita per i ragazzi e per i bambini e quindi abbiamo sempre dedicato tempo e attenzione. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, abbiamo capito che lavorare, portare l'educazione in natura, in contesti naturali. Produce un grande benessere per i bambini perché è, un, è già di per sé un contesto che ha tantissimi elementi che naturalmente permettono una crescita eh, come dire, interessante per i bambini e anche per i più piccoli. Quindi, negli ultimi anni abbiamo dedicato spazio ad attività in natura. Convinti che appunto il contesto naturale permettesse già ai bambini di fare delle esperienze importanti col proprio corpo, con l'orientamento nello spazio, nella condivisione con gli altri bambini di, di esperienze di gioco. Quindi, questo è un tema su cui la mia collega, che è poi la responsabile del progetto, Charlotte Stussi, ha dedicato tempo e ha dato vita insieme ad altre colleghe a questi progetti che sono appunto curiosi di natura o archivi che sono progetti di esperienze in natura per fasce di età che vanno addirittura da 0 a 3 anni oppure da 6 a 11 anni. E, e ci siamo resi conto, perché l'abbiamo già svolto in anni precedenti, che le esperienze fatte in natura producono davvero degli apprendimenti per i bambini interessanti, sia perché creativamente si mettono in rapporto con gli oggetti che trovano e quindi in qualche modo devono trovare una funzione. Creativa. No? Un conto è giocare con delle spade di plastica. Un conte è prendere due legni e pensare che i due legni diventano due spade, diventano un cavallo, diventano. Quindi un'operazione creativa importante. Stimolarli insomma. E stimolarli esattamente. L'educatore ha un ruolo proprio di costruire il contesto perché i bambini giochino liberamente. E questo è un po' il senso del lavoro. E eh, che poi produce anche le esperienze che abbiamo pensato. E poi anche perché i sensi, la natura, è tatto, profumi, odori, colori: quindi è una stimolazione molto forte. E quindi abbiamo deciso di dedicare spazio e tempo a queste attività. Quindi, ad esempio, Curiosi di Natura. Curiosi di Natura è un'esperienza che abbiamo pensato per una fascia di età che va dai 6 agli 11 anni che verrà fatta in un contesto eh, che è ad Albino, nella zona di Piazzo, che grazie all'associazione che ringrazio, anzi l'associazione di Piazza, è proprio un gruppo di cittadini che abitano lì, che ha deciso di prendersi cura di quel territorio per renderlo un territorio, come dire, tutelato dal punto di vista ambientale, di, mm -hmm. gestire, di una gestione, quindi ci hanno aiutato, ci hanno dato lo spazio a disposizione, i bambini i pomeriggi andranno in questo contesto, e accompagnati dagli educatori si avverranno delle attività esplorative, nei quali i bambini sono anche lasciati molto liberi di scegliere su che cosa vogliono giocare, su che cosa vogliono fare esperienza. Gli educatori hanno un ruolo di costruire gli stimoli perché possano poi muoversi in autonomia in questo spazio, quindi dal costruire le capanne al fare, come dire, esperienze di esplorazione, questo mi sembra il tema centrale che è poi un'attività pomeridiana e quindi una sorta di attività anche di gioco, no? dove i bambini costruiscono le loro dimensioni di gioco. Quindi insegnare ai bambini, seguirli in ogni loro step per poi insomma l'obiettivo è quello di renderli autonomi esatto. e utilizzare tutto quello che hanno imparato con voi. Sì e poi tenga, teniamo conto che ci sembra ancora più importante perché dopo due anni di pandemia in cui i bambini sono rimasti chiusi, avere finalmente la possibilità di stare insieme in uno spazio all'aperto vuol dire ricostruire davvero elementi di incontro con la realtà, col territorio. No? Siamo, siamo abituati, solo, ormai sono stati abituati solo a vivere la realtà attraverso uno schermo. Ritrovare un po' di realtà in natura secondo noi è un elemento importante. So che avete, insomma, anche dei progetti futuri, in parte. Sì, esatto, innanzitutto consolidare questa esperienza, perché abbiamo intenzione di fare in modo che diventi un appuntamento periodico annuale, quindi abbiamo bisogno di promuoverlo, detto molto fuori dai denti, ma di proporre anche un'altra esperienza simile a curiosi di natura, rivolta però a bambini più piccoli e quindi 0-3 e con i genitori insieme, Bello. convinti che fare un'esperienza di esperienze in natura insieme genitori e bambini sia molto molto forte, abbiamo Bambino. già sperimentato a Villa di Serio e funziona molto bene. Almeno anche i genitori possono vedere come lavorate, possono essere esatto, tranquilli, esatto, possono esatto, insomma, esatto, sapere che comunque esatto. li affidano, affidano i loro bambini a degli esperti e magari imparare anche loro esatto, come e, gestirli e, un po' e, meglio. E vedono, che... e vedono come i loro figli fanno cose che magari non vedono nel contesto familiare, quindi è un, è un bel apprendimento per entrambi. Per chi questo fosse interessato è da casa ci puoi dare qualche riferimento? Allora intanto il primo riferimento che posso dare è un numero di telefono che trovate eh, nel volantino che è quel 338 94 911 73 che è il numero di riferimento della coordinatrice del servizio che dicevo appunto è Charlotte Stussi, quindi chi volesse avere informazioni più dettagliate sul progetto può chiamare questo numero oppure inviare... Alla mail di riferimento sempre sul volantino, posso leggerlo, è lì charlotte.stussi.chiocciolencantiere.org perché è la persona deputata ad avere tutte le informazioni e dare tutte le indicazioni necessarie ai genitori per potersi iscrivere. Non, anche se le iscrizioni hanno, si chiudono fra poco, non preoccupatevi se chi fosse interessato può tranquillamente chiamare ugualmente e quindi in qualche modo poi troveremo il modo di far partecipare chiunque. Insomma. Massimo ti ringrazio per essere grazie stato con noi. Grazie a voi per il e tempo e la disponibilità. E averci spiegato la tua bellissima attività e di aiuto per questi bambini che insomma, trovo sia veramente eh, utile e soprattutto molto innovativa e di aiuto per queste persone. Grazie quindi per essere stato con noi grazie e grazie a voi per averci seguito, io come sempre vi lascio a sé la TV News e noi ci vediamo per la prossima puntata, non mancate!